Avete visto? Allora, ragazze, avete visto? Abbiamo saltato martedì per la diretta, ma guardate il compenso. Tesori, è nato Bjorn! William e Bjorn, i prossimi eredi. Mi raccomando, ragazze, più avanti avrete a che fare con loro. Allora, avete visto, noi esultiamo dalla gioia, non abbiamo parole, non sappiamo cosa dire, siamo contentissimi. Ringrazio anche tutte voi per il sostegno, perché so che siete stati in tante, ogni giorno arrivava un messaggio. Allora è nato venerdì alle 5 meno 3, meno 5 Sì. minuti, 3 kg, 3,60 kg, stanno benissimo. 49 centimetri. 49 centimetri, la mamma alle 5 e mezza si stava facendo i selfie, sembrava dentro una spara. Sì, uno spazio. Ragazze, non abbiamo parole, Grazie, Cora. io straparlo dall'emozione, perciò se dirò qualche cavolata, non, Non è non ho professionale, parole, non ho non è parole. Vi professionale. voglio bene a tutti, un saluto veloce a tutti, sarò velocissima e indolore. Anche perché abbiamo problemi, il microfono non è molto carico, speriamo di fare tutto in tempo. Perciò scusatemi se sarò super veloce. Sigla! Non dimentichiamo la nostra sigla. Tesori, vi voglio bene, grazie a tutte. Eccoci qua. Pronte? Vi siamo mancate? Sì, il Diciamo. camera diceva: vi siamo mancati? Sì, io rispondo già perché più di qualcuna con la faccina e un po' con la faccina con la bocca in giù ci ha mandato un messaggio: diceva, ci mancate anche noi. Vi ho detto che straparlo. Ci siete mancati tantissimo. Allora. Oggi è una giornata così e così, non c'è il sole, però ho notato che è meno fredda e meno umida e perciò si percepisce molto meno il freddo. Vi voglio bene a tutte, state pronte perché oggi pomeriggio ci sarà anche un'altra diretta, quella di Francesco con i tessuti, perché più di qualcuno ha chiesto: ma tuo marito non fa più le dirette? Ma certo, perciò siamo tutte pronte. Allora adesso io vi preparo velocemente, vi faccio vedere, guardate i nostri manichini, le nostre manequin. Guardate che meraviglia, abbiamo delle cose stupende, abbiamo dei non... presto presto veloce, bando alle ciance, eccoci qua. Iniziamo. Allora, Camice. scusami, salutone a tutte quante. Saluto a tutti, saluto a tutti, Ciao come... Lidia. ciao Lidia, la Lidia. nostra fans da... Veggente perché aveva mezzo previsto il Esatto, 26. Lidia è una veggente perché ha detto prima del 26 non nascerà. Infatti, cara, un bacio a tutte. Non mi ricordo i nomi, ciao Simone, ciao Simonetta, mi siete mancati, ma vi prometto che ci vedremo. Anna Silvia, le vostre cose Ciao partono. Jenny, ciao Paolo, Anna Silvia, le vostre cose stanno, Silvia, le tue cose stanno partendo, a tutte vi stanno partendo le cose perché abbiamo cercato di velocizzare i tempi. Stamattina, vum, Corriere d'Impazziva perché avevo tutti questi scatoloni. Iniziamo? Iniziamo. Pronti? Allora. Camice, visto che il tempo e il freddo se ne sta andando, anche perché hanno detto se i 3 giorni della merla sono molto freddi, la primavera sarà molto bella. E visto che i giorni sono stati, ieri non riuscivo a scaldarmi, avevo le mani e i piedi ghiacciati, oggi stiamo un po' meglio. Camice, questa è una camicia in cotone stupenda della nuova azienda, molto molto vestibile perché ha una vestibilità enorme. Perciò io che sono 42-44 mi sta morbida, chi è un 50-52 gli starà un po' più giusta, però è enorme. Un cotone stupendo, un popli di cotone meraviglioso. Un'altra camicia stupenda, gettonatissima, questa con la scritta Love, anche questa veste, è meravigliosa. Un'altra camicia, molto molto bella, anche questa gettonatissima, questa veste un po' meno. Però veste sempre fino alla 48 abbondante, perché le camicie io le prendo un po' over, perché la camicia non deve essere strimizzita nel corpo. Un'altra camicia meravigliosa, questa con il koala. Questa è rimasta l'ultima, non ce ne sono più neanche in magazzino, gettonatissima, è ovetto, questa la vedrei con pantalone alla giapponese, lo vedrei con pantalone a sigaretta, lo vedrei con pantalone un leggings,
anche un pantalone a zampa, che vuol dire che sta bene con tutto. Un'altra camicia, anche questa molto molto gettonata, con i strass. Questa c'è in due misure, c'è più lunga oppure più corta. Questa è la misura maxi, la misura che veste tutte. Anche questa è un camicione, può essere anche un copricostume. Un'altra con la scritta Love, c'è in argento e anche in oro. Ecco, questo è il modello della più corta. Questa è più corta. Bellissima, è una camicia stupenda. Vi faccio vedere le lunghezze, tanto per farvi capire. Eccole qua. Ecco qua. Questa è la più lunga. Vediamo se riesco a farvele vedere meglio, perché giustamente veloce, veloce, sì, però. Ecco qua. Più lunga e più corta. Questa è una taglia che veste fino alla 46-48, queste veste fino alla 52-54 abbondante. Camicia e camicione. Poi, un'altra camicia stupenda. Questa è una camicia a scatolina, molto molto ampia, più lunga dietro e più corta davanti. Quelle erano arrotondate nel sotto, questa è quadrata nel sotto. Questo è un ricamo, tutto è in taglio, con tutte perle a bastoncino e rotonde, stupenda. Tanto per farvi capire, per favore mi passi il metro che voglio farvi vedere le misure. Questa è una camicia stupenda, meravigliosa, un bel cotone, un bel popli di cotone, davanti un 65, dietro un 75. Ha la larghezza del giro seno 120 e poi va giù 140. È stupenda, è una camicia molto molto larga, con il faldone dietro, manica lunga. Le camicie che adesso si portano alla grande, perché giustamente mettiamo un maglione sopra, o un pantalone bianco con il cavallo sceso in punto Milano. Questi sono stati gettonatissimi perché vestono tutte. Queste veste fino alla 52 abbondante, perché ha l'elastico molto largo, la possiamo mettere con tutto. Una maglia in punto Milano, una maglia di felpa, modello sempre giapponese, arrotondata, vedete l'outfit. La maglia bianca con scritta thank you, perciò quando dovete ringraziare non c'è bisogno, basta fare così. Questa c'è anche il pantalone. Di questa felpa la possiamo adoperare come tutta oppure la spezziamo con il pantalone nero e il pantalone bianco. Questa è l'ultima, 29 il pantalone e 29 la maglia, tanto per farvi capire i miei prezzi. Il pantalone è il cavallo sceso, ha una vestibilità fino alla 50, tasche un po' particolari tipo marsupio sul davanti e in tessuto tecnico è un punto Milano molto molto morbido, perciò si può portare da adesso in poi. Io la metterei anche d'estate perché è un tessuto molto particolare, non è pesante. Grazie. Stupendo, tasche una dietro, perciò è anche ben rifinita. Grazie. Ecco qua, con poco buio di 50 euro avete un outfit stupendo. L'ultima, maglioncino a scatolina fucsia, questo maglione per le più freddolose. Avevo anche una camicia abbinata, ma stamattina la nostra Monica è arrivata, ci stava aspettando fuori dal cancello e ha preso la camicia molto molto bella con il fiore laterale. Io avevo fatto l'outfit, però è rimasta qua la maglia, e perciò, a parte il fatto che il fucsia quest'anno va tantissimo, perciò lo possiamo mettere con tutto per le più freddolose. Questa è una maglia, anche questa, che veste tantissimo, perché guardate, 150 di giro seno ed ha una lunghezza di 65, perciò questa veste è una maglia molto bella, è viscosa, viscosa calda e bella sostanziosa. Quando la mettiamo addosso, questa la vedrei con pantalone a sigaretta, con pantalone alla giapponese, è quadrata, perciò rimane un po' scostata dal corpo ed è stupenda. I nostri maglioni passepartout in viscosa. Mi è rimasto un blu, che l'ho trovato lunedì che sono andati in magazzino, mi avevano detto che c'erano tutti i colori, invece non è niente vero, ciao. E invece ho trovato solo il blu e il beige. Scusami Sabrina, gli dai Federico quella camicia che c'è lì dietro? Sì. Ecco Mirella, scusami perché sai ne avrò per una mezz'oretta, non volevo farti... Tu rimani qua finché vuoi, questa è la camicia, poi ci sistemiamo noi. Tu stai qua fino vuoi. Dagli una borsa, questa è la camicia. No, no, scusami, non è quella lì, è quella con il punto luce. Scusa, scusa. Ecco qua. Le magliettine, sì, quelle là. Guarda.
verde militare, poi c'era un altro colore che mi avevi chiesto, il fucsia, c'è il fucsia, c'è il verde mela, il grigio melange, l'azzurro, il bianco, il nero. Ecco, dagli tutto quello che vuoi e poi ci sistemiamo noi, sai? Sì, tesoro. Ok, grazie, sai, mi sono dimenticata di dirti che avevo la diretta. Pensavo venissi un po' più tardi. Ok, le nostre felpe Boston, stupende, le ho riprese perché giustamente ho visto che sono state vendute subito, ho detto dopo non le trovo più, anche questa è una felpa, queste c'erano in grigio, in blu e in nero, adesso è arrivata la nera, anche queste sono felpe molto molto morbide, guarda, 120 di giro seno, per una lunghezza di 65 cm. Ciao tesoro, ciao, grazie. Ma no, scusa tu. Ecco qua, queste sono felpe che vestono, questa c'è in nero con la scritta, effetto jeans, e in grigio, ve le faccio vedere tutte e due, ecco qua, grigio e nero. Queste sono da abbinare, dicevo che prendevo la camicia in jeans, però mi sono fermata perché c'erano sia slim che larghe, sia pesanti che leggere, non sapevo cosa prendere, perciò se qualcuno vuole la camicia da mettere sotto mi dica la taglia, mi dica quello che vuole e io le faccio avere. Il nostro pantalone gessato in jeans, io l'ho preso per fare questo outfit, perché la scritta è uguale, dello stesso tessuto, nonché il pantalone ha la riga bianca e la scritta è bordata di bianco. Outfit stupendo, magliettini in caldo cotone bianca sotto, oppure la famosa camicia di jeans che vi ho promesso, e anche con il grigio, sempre sotto, indipendentemente dalla magliettina in bianco, camicia in bianco che esce. Non ho preparato l'outfit, però ve lo faccio immaginare, sono sicura che voi lo capite. Questo pantalone veste tantissimo, perché è un pantalone di jeans con questa righina gessata, tanto per avere il solito pantalone di jeans normale, è ovetto, si allarga tantissimo e questo veste è un 110 di giro vita, di bacino molto di più naturalmente, un 120 abbondante, per una lunghezza di un metro. Questo pantalone lo possiamo mettere con una bella camicia bianca, lo possiamo mettere con la nostra magliettina che non vuole scritte, non vuole felpe, con la nostra magliettina in viscosa, la nostra magliettina camicia sotto bianca, oppure quello che volete, oppure anche portata così, perché non ha masse, doppi strappi. Un'altra felpa gettonatissima anche questa, grigia, con scritto Parì davanti. Questa è una camicia bella una felpa bella morbida, non enorme come le altre vanno giù dritte a scatolina, questa invece è rovescino sotto. Effetto un po' denim. Esatto, ha un effetto un po' slavato, denim, la larghezza di 120 giro seno e per la lunghezza di 60 abbondante di lunghezza dalla spalla al rovescino, perciò sono sempre cose che vestono. Io questa la metterei con la nostra gonna maculata in felpa, la nostra gonna, magliettini in caldo cotone sotto, facciamo un outfit elegante e sportivo, perché la gonna indipendentemente dal tessuto dà sempre un'eleganza, però chi non vuole essere troppo elegante si rende sportiva avendo un outfit molto molto bello particolare. Qua possiamo mettere la magliettina in caldo cotone nera sotto, grigia o bianca, perché il bianco con il grigio è raffinatissimo, stupendo l'outfit. Maglioncini, questi maglioncini come quelli che ho addosso io, che sono dei maglioni molto molto caldi, sono dei maglioni un po' particolari con la famosa margherita. Ieri sera ero in pizzeria, ho visto che una ragazza di fronte a me lo aveva anche lei, ho detto guarda, proprio i maglioncini questi qua con le margherite sono stati gettonatissimi quest'anno. Grigia con la margherita argentata, per chi vuole usare, grigio come il mio leggermente più scuro con la margherita bianca, per chi non vuole cose troppo troppo strong. Me le appoggio un attimo perché hanno questo glitter che voglio... Allora, una è il filo argentato, gettonatissimo, perché andrà tantissimo, e l'altra la margherita bianca. Abbinatissimi con il nostro pantalone in felpa. Il nostro pantalone, stupendo, anche qua possiamo mettere la magliettina, una camicia, possiamo mettere quello che vogliamo sotto, e abbiamo l'outfit ancora caldo, perché come voi sapete... non è ancora da poter portare la cosa in figura, però il maglioncino io lo metto con la nostra magliettina in caldo cotone sotto bianca, stupenda. Pantalone come il mio in grigio e questo è nero,
rimasto l'ultimo, c'è anche in grigio come il mio, che lo possiamo abbinare con tutto, perché poi il jeans. Gonne, mi chiedevano le gonne di raso, però ultimamente le trovavo molto corte, invece queste sono lunghissime, questo color Tiffany che è stupendo, e il verde, verde mela, bellissimo. E c'è anche il beige nel manichino. Vuoi sapere una cosa? Allora, Non quello riesci che... a far vedere il beige nel manichino? Sì, grazie, lo vedo. Perfetto, lo Sono vedo. delle gonne stupende, queste qua vestono tantissimo perché indipendentemente dalla persona si allargano. Allora, una cosa, no? Allora, mi hai fatto vedere quel verde lì e mi è venuta in mente la tuta che hai dato alla Jessica, Sì. Verde che era quel colore, diciamo così, quel verde, no? Tiffany. Allora, la Jay non riesce più a togliersi la Va tuta. anche a letto, ho sentito che Sta... va a letto e fa anche la doccia. cioè, sta... no, bene. Sono contenta, Ok, dai, sono ok. contenta, sono contentissima. Il maglione verde mela, abbinatissimo con la nostra gonna, con un colore nuance leggermente più chiaro, perciò si sta benissimo. Sotto possiamo mettere la magliettina in caldo cotone bianca e abbiamo un completo, un outfit stupendo, perché queste gonne ho visto che non hanno stagione, vengono portate d'estate, vengono portate d'inverno, perché indipendentemente dall'estate con una t-shirtina, d'inverno con un maglione. E più grosso è, più bello è. La nostra tuta, Esattamente questa, no, eccola qua. il taglio pantalone era leggermente diverso, Era una questa taglia qui. un po' più grande perché la Jessica è alta quasi 2 metri. Giustamente era una taglia più grande. Eccola qua, questa è la tuta famosissima che stava dicendo il cameraman, che è un tessuto caldissimo. Anche questa si può portare all'infinito perché giustamente si passerà dall'inverno all'estate, come sempre. Questo è il pantalone con il rovescino, l'altro invece aveva il taglio davanti, come quella grigia, il pantalone come quello grigio. Un outfit stupendo che è questo qua. Una tuta stupenda in azzurro, azzurro, un azzurro quasi glicine. È come quella verde, che è verde menta, che c'è nel manichino. Nel manichino la felpa sembra molto corta, ma è perché il manichino l'ho allungato tantissimo, perché mi sembrano che i capi siano più belli, vengono più slanciati. Il pantalone, quello che vi dicevo prima con il taglio davanti, pantalone Jessica, tanto per capirci, con la felpa più lunga dietro e più corta davanti, con questi bei due spacconi laterali che la rende molto strong, il nostro fiore che si può spostare, questo cartellino di odio, con il fiore che si può spostare indipendentemente dove vogliamo, infatti io sulla felpa l'ho leggermente spostato perché quando era indossato dal manichino, e scendeva, io questo l'ho spostato un po' più alto, perciò ce lo possiamo mettere anche dove vogliamo, anche sul pantalone se non lo vogliamo vedere nella felpa. Qua metterei sempre la magliettina in caldo cotone, indipendentemente da quello che volete, nera, beige, blu, quello che volete. Questo completo c'è, questa tuta c'è sia in azzurro lilla che in verde menta. Una camicia stupenda azzurra. Queste sono le camicie con il disegno laterale che sembra un Picasso, con questo viso, con questa forma un po' stilizzata, un cotone fantastico perché è un cotone morbidissimo, un cotone meraviglioso, sembra quasi una pelle d'uovo, quando ce l'avremo addosso non si sentirà, perciò questa si può portare benissimo anche tutta l'estate, c'è solo in azzurro. E in azzurro c'è anche quella con il punto luce, stupenda, guardate che meraviglia, camicia camicione. Vieni, avvicinati. Questo è un tessuto un po' più popling come tessuto, come cotone. Un maglioncino Ecco, sono ancora qua, sono ancora stupendo. qua. Scusami, scusami, sono ancora qua. Il Volevo camera, proprio vedere la borchia precisino, vuoi dietro. far vedere il piercing Esatto. come sono state applicate queste perle, questi No, perché allora posso dire strass? una cosa un po' polemica? Sì? Oggi faccio polemica perché sono tornato, sono in astinenza di polemiche. Sì? Allora, io ho visto che tanti hanno preso, dopo lo ripeterò anche con Francesco, ho visto che tanti hanno preso ispirazione per fare quello che facciamo noi. Sì? Io penso che la qualità del video sia uno specchio dei prodotti che vi arrivano a casa. Avete Cioè, sentito quello che ha detto il tante cameraman? volte se noi ci mettiamo tanto impegno a fare un video in alta qualità per farvi vedere esattamente cosa arriva a casa, perché noi crediamo veramente tanto nei nostri prodotti e quindi spendiamo noi qualcosina in più per farvi vedere al meglio possibile. Io penso che già questo sia utile per scegliere tra di noi
o qualcun altro. Certo, visto? certo, parole sante, ben dette. Spero che mi abbiate sentito, ho provato a parlare ad alta voce, spero che mi abbiate Sì, sentito. credo di sì, dai, che ti abbiano sentito, anche perché le parole sono state molto belle. Un maglioncino stupendo, questo l'ho trovato solo in grigio perla. Un maglioncino con il cappuccio, con il collo a V, questo provate a immaginarlo con una bella camicia bianca che esce, o io ho messo la magliettina in caldo cotone. Questo ragazzo è morbidissimo, io vorrei che voi lo sentiate addosso, è stupendo, meraviglioso, sembra cashmere. Avrà anche del cashmere, adesso io non ho letto la composizione, però non, qua di figura naturale non c'è niente. Comunque, se vi interessa, solo grigio. Esatto, diceva il camera, se volete esattamente la composizione, noi vi facciamo vedere l'etichetta. La nostra gonna in raso, io ho fatto questo outfit che secondo me è bellissimo. Il maglioncino con il cappuccio, elegante, sportivo, stupendo. La magliettina in caldo cotone e la gonnellona di raso, grigio, stupendo, con la magliettina o camicia bianca, quello che volete mettere. Meraviglioso questo outfit, caldo, bello e particolare. La gonna, ricordatevi che è molto lunga, è stupenda. Vi dico esattamente la lunghezza della gonna, perché non so se si veda. È un raso stupendo. Allora, 1 metro di lunghezza. La gonna misura 1 metro. Meravigliosa. Poi, la magliettina a scatolina, beige. La nostra magliettina che va giù a ovetto, più che a scatolina. Con un pantalone particolarissimo, questi sono pantaloni di una gabardina morbida e anche un po' felpatina, perché è un tessuto proprio da primavera, in questo color vaniglia, è un beige vanigliato, meraviglioso. Questo è un taglio che secondo me sta divinamente, perché va giù leggermente a ovetto, ha questo inserto laterale che lo rende strong, poi si chiude sotto leggermente più stretto, con le tasche alla francese dietro. Sono fantastiche queste tasche. Bellissimo. E davanti ha una pence con la tasca inserita nella cucitura. Bellissimo questo pantalone. Io vorrei fare un outfit così per le più semplici. Guardate che meraviglia. E poi sopra metterei, guardate, questo giubbino. Meraviglioso. È un giubbino con tutti i fumetti. C'è Pluto. C'è quest'altro cartone animato che Federico lo saprà benissimo chi è. No, è un copiativo dei Peanuts, perché non è esattamente Snoopy, quindi ci assomiglia un po'. Sì, Snoopy, ecco, guardate che meraviglia. È veramente fatto bene. Per chi ama delle cose un po' più particolari, qua sotto possiamo mettere una camicia nera, una maglietta nera, oppure anche coloratissima, oppure mettiamo la nostra magliettina a ovetto. Vediamo se riesco a fare. E facciamo un outfit bellissimo, eccolo qua. Siamo nei colori della primavera, il beige, che a parte fatto il beige è un colore che sta bene a tutte ed è un colore che non ha stagione. La nostra magliettina, la nostra maglietta passepartout in sabbia, che questa c'è in sabbia e in nero, e anche c'è un fango abbinata al pantalone come quello vaniglia. Ho messo la camicia con i frufru, con i volant, con i jabot, bellissima. Ho fatto un outfit stupendo. L'ultimo completo, perché ho visto che non ne arriveranno più, pantalone e gonna, scusate, di felpa, come quella grigia. Qua ho ritrovato la felpina, più corta davanti e più lunga dietro. Dietro è rifinita con il rovescino, davanti a taglio vivo con la scritta Paris. Stupenda questo outfit, questo completo di felpa, è meraviglioso, è stato gettonatissimo. Per chi non amasse le gonne, qua abbiamo anche il pantalone, magliettina sotto in caldo cotone, nera o bianca, e abbiamo anche il suo pantalone. Bellissimo, un pantalone a palazzo, questo è un pantalone che va bene un po' a tutte. Scusate perché mi è caduta la gonna. Eccola qua. Un spolverino stupendo. Guardate che meraviglia, ragazze. Questo è un spolverino, questi ne ho trovato 2, uno è già stato venduto, adesso ve lo faccio vedere, questo c'è anche in nero, meraviglioso. È un tessuto, è un trench con il materiale, una gabardina croccante impermeabile, con questi intagli nelle maniche.
Ed è meraviglioso. Quante migliaia di euro costerà? Pochissimo. Mamma mia. Pochissimo. Scriveteci questo... anche solo per dire, ciao Daniela, voglio conoscerti, anche solo per dire... Ecco, vedete. Ma la My Cameraman, quanti figli fa? Chiamateci e scriveteci. Meraviglioso, avete sentito il camera? Che vanitoso. E insomma, io voglio che ci siete là, perché io scommetto che tante persone dicono... Ma non voglio chiamare, poi disturbo. No, non disturbate, voi chiamate. Sono obbligato a comprare, se chiamate. Questo è l'ultimo perché, ripeto, ho preso due beige e uno nero. L'altro trench, anche questo. Rimasto uno, questo addirittura non ce ne saranno più. Con la mantellina, le mostrine nelle spalle. Manica molto ampia, guardate la particolarità di questa manica, come è tagliata. Le nostre tasche, ecco qua. E con questi tagli ovali dai lati, che lo rende, questo è un capo che veste tantissimo. È un trench che veste fino alla 52 abbondante. A me piacciono queste forme così morbide, è proprio il suo stile giapponese. Questo è bellissimo, anche questo qua. Rimasto l'ultimo gilet con il cappuccio, con questo taglio laterale che qua lo mettiamo soprattutto anche sopra il cappottino, anche questo ho visto che è rimasto l'ultimo. I nostri pantaloni di felpa neri, vabbè. Un altro gilet particolare, questo è un gilet in lana molto morbida, è un gilettone a scatolina, questo veste tantissimo perché anche questo è un bel giro. Possiamo mettere soprattutto, io l'ho messo sopra la camicia bianca perché vi volevo proprio far vedere l'effetto. Questo mettiamo sopra anche un jeans, abbiamo queste due misure della camicia che esce. La camicia è quella qua, dov'è la manica della camicia, tanto per farvi capire. Guardate che meraviglia, questo gilet. Scalda proprio il cuore perché è veramente morbido, meraviglioso. Stupendo. Questo è il gabán nero. Faccio vedere che fosse nero adesso io che sono vestita di grigio. Si vedrà bene. Aspetta perché questo è bottonato fino sotto perché l'altro l'avevo messo. Ciao Andrea. Andrea, il caffè? Sabrina, fai il caffè, Andrea? Eccolo qua, ragazzi. Stupendo, meraviglioso, eccolo qua. Grazie a te. Guardate ragazzi, il nero si vede meglio sul grigio, con un po' di coda dietro. Anche se posso dire una cosa, secondo me questo qua con un maglione nero sotto, che faccio vedere quel vedo non vedo sulla manica, secondo me è bellissimo. Guarda, già così è bellissimo. Bellissimo, stupendo. Ok, poi nel frattempo se volete vedere proprio i manichini, così vi vedete già come sono esposte le cose, c'è questa giacca che è in gabardina di cotone, anche questa è un pezzo unico, questa è tutta ricamata, non è una stampa, è tutta ricamata, davanti è a scatolina e dietro ha tutta la ricciatura, è una giacca molto molto bella da mettere soprattutto proprio come capospalla da primavera. Il camera se n'è andato. La camicia con tutti i fiori in rilievo. Guardate che meraviglia. Questa c'è in nero e in bianco perché la beige l'ha presa la nostra affezionatissima Silvia. Si è presa il beige. Stupenda. Una camicia molto molto particolare. Un gilet da mettere soprattutto. Questo è un gilet con una bottonatura. Questo è un gilet che veste. Perché è un gilet bello morbido, poi qua si può anche spostare il bottone, perciò possiamo recuperare anche qualche centimetro per chi ha tanto seno, lo possiamo spostare i bottoni e riusciamo a recuperare un 4-5 centimetri. Le nostre camicie, un'altra camicia particolarissima. Guardate che meraviglia sta camicia, l'ho stirata ieri. Perché mi sono venuti in mano dopo, avete visto che ho fatto due stendini. Guardate che meraviglia questa camicia con questo fiocchettone.
a un carré doppio con il fiocco l'ho stirata anche ieri perché era arrivata impacchettata e quando si stirano le cose la nostra camicia con sito Lovi in argento che prima all'inizio vi ho fatto vedere l'oro, un'altra camicia particolarissima. Guardate che meraviglia. Questa c'è bianca e nera. È una camicia con una taglia un po' più slim, elasticizzata, Arrivo sull'elasticizzato, fammi vedere che l'ho persa. elasticizzata, con una doppia bottonatura, Ma guarda che asimmetrica. delicatezza il taglio. Eh beh, sì, è Pensa, stato tutto doppiato, lì non ci sono delicatissimo. cuciture. Guardate anche il collo alla coreana, da una parte più lungo, da una parte più Cioè, io corto. questa penso che dall'ufficio fino alla cerimonia, Guardate questa che la potrete meraviglia, mettere sì, nel questa collo. possiamo mettere, è leggermente affiancata, perciò non è una lavorazione, non è un taglio over. Questa veste è un 42-44, se non c'è troppo seno, anche perché gli hanno fatto le pence, questa è un po' più strutturata, e ha la larghezza del giro seno di 90 cm, ed è anche bella elasticizzata. Questa c'è in bianco e in nero. Buongiorno. Un pezzo per ragazze, un pezzo per non di più perché io non prendo tante cose e dopo quando ritorno in magazzino non le trovo più, come già è successo, non si trovano più. Un'altra camicia particolare per chi non ama le camicie lunghe. Guardate che meraviglia! Questa camicia a scatolina, gli dai la giacca? Chiamalo, chiamalo per favore, che gli diamo anche la cerniera, Sabrina. Sì. Cerniera lì, quella multicolorata. Dov'è la cerniera multicolor? Che avevamo preso ieri, l'avevo messa qua La sopra. vedo. E adesso la Sabina tira fuori sicuro. C'era la cerniera, quella multicolor. Eccola lì. Vuoi cambiare la cerniera, per favore? Ecco qua, guardate, scusate, devo essere un po' Sì. dappertutto. Camicia a scatolina, maniche importantissime. Questa manica con questo volant. Abbiamo una gonna con la vita molto alta, anche quelle che ho fatto io, che hanno il cinturone molto alto. Invece di mettere la magliettina all'interno, mettiamo questa camicia che è stupenda, la possiamo pizzicare un po' e abbiamo questa manica stupenda. Guardate che meraviglia. Anche questa un pezzo unico. Una cliente mi aveva chiesto la t-shirtina con il coniglio che scappa e l'avevo appena venduta. Non mi ricordo chi, forse tu, Cristina. Ciao amore, oggi dovrebbe arrivare il tuo pacco. Ciao Cristina, ti voglio bene. Ciao tesoro, tu sai chi sei. Sì, brava. Ciao amore, le tue cose dovrebbero proprio arrivare oggi. Ecco qua, la t-shirtina, perciò pantaloni di jeans con la spalmatura argento. Questa è stupenda, io avevo fatto l'outfit con la camicia con la scritta Love in argento. Ecco qua ragazze, Buongiorno. guardate che meraviglia, pantalone spalmato, si Mobili, belli vede? pantaloni, mobili, mobili un po' esatto, così, sì. Perché si vedono? Perfetto, sì. Se li muovi Sì, così si vedono perfettamente. la spalmatura perché è molto delicata. Ecco qua, un altro jeans gettonatissimo, anche questo l'ho ritrovato, l'ho ripreso con queste tasche, uno un po' più su, uno un po' più giù, perché le cose normali ce le hanno tutte e noi non vogliamo le cose normali. Questo è un pantalone che veste fino alla 48 perché è molto elasticizzato e molto morbido. Un altro pantalone stupendo. Questo è un pantalone che non ha stagione. È già versione primavera-estate perché è leggero, bello morbido e io prendo anche delle misure abbastanza morbide perché a me piacciono, i pantaloni piacciono morbidi e questo è morbidissimo. Questo lo porterete tutta l'estate. È stupendo, è meraviglioso. Questo con la nostra camicia con il fiocchettone. Guardate che meraviglia, ragazzi. Sembriamo vestite normali, ci giriamo e abbiamo il capo strong, particolarissimo, stupendo. La camicia bianca con i pantaloni di jeans, secondo me, è una cosa molto, molto particolare e molto bella. Per chi non ama il pantalone che va giù un po' a ovetto o che va giù stretto, questo è un pantalone a palazzo, con il risvoltone, perché giustamente è risvolto, va tantissimo, con le toppe però sono tutte chiuse. Il nostro pantalone con le margherite, gettonatissimo, che questi sono gli ultimi paia, perché ho visto che in magazzino sono ritornati, però hanno
hanno il cavallo sceso e sono più corti, invece questo è un cavallo normale. Un altro pantalone meraviglioso, anche questo è un pantalone con tutte queste applicazioni, stupendo, anche questo è rimasto l'ultimo, con la testa di Mickey Mouse con le perle, la Torre Eiffel e il numero perfetto 5. Io lo metterei con una camicia bianca e il gilet sopra, bellissimo, perché il gilet nero riprende tutte le applicazioni. Sì. E sotto possiamo mettere la camicia bianca o azzurra e facciamo un outfit stupendo. Il gilet è sempre gettonatissimo. Poi abbiamo l'ultima felpina con scritto me, vuè, scusami, no me. No, infatti quello che ti dicevo l'altra volta non è vuè. Oui, noi. Ecco qua, la nostra felpa sotto camicia bianca oppure la magliettina in caldo cotone con il pantalone come il mio. Eccolo qua, stupendo. Un outfit meraviglioso. L'ultima tuta che oggi arriverà anche in azzurro perché sono le ultime, pantalone a palazzo con la felpona, con la cerniera e il fiorellone applicato dai lati. Oggi arriva con il pantalone con la cucitura che si chiude verso l'interno. È rimasto uno in grigio e uno in azzurro lilla. L'ultima felpona. Questa è una felpa molto particolare con questi nastroni laterali. Io ho messo la magliettina in caldo cotone sotto burro, perché giustamente, con il pantalone a palazzo. È una felpa molto molto particolare, camouflage, maculata, scusate, perché camouflage è il militare. I nostri manichini, un pantalone particolarissimo, molto molto morbido, con la bottonatura tutta davanti, scusate, perché metto, sono un po' gelosa dei miei capi, ecco qua. Questa è una camicia mille righe, con tutto il fiore ricamato, non è stampato, è ricamato, la nostra giacca che vi avevo fatto vedere prima, tutta ricamata, e con questo pantalone molto molto morbido, è morbidissimo, con la bottonatura, con tutte queste pietre davanti, stupendo. Una felpa stupenda, meravigliosa, nuovo futuro, bellissima, neve, bellissima, new future, con la magliettina in caldo cotone sotto, il pantalone, questo pantalone è meraviglioso, ha un laterale, con questa fettuccina, è un gessatino, è un grigio perla, il pantalone ha la colissi in vita, perciò anche questo veste diverse taglie, va giù a palazzo con la piega stirata davanti, io l'ho sdrammatizzato con la felpa, grigio antracite, un nero, grigio antracite, magliettina in caldo cotone bianca e la felpa, la nostra tuta verde menta, il pantalone con le margherite, i nostri giubbini con le maniche a pipistrello. Mi è rimasto un bianco, un lilla e un azzurro avio con la magliettina azzurra con le margherite. La nostra maglia con la punta laterale. Una maglia in punto Milano con questa fascia nera stupenda. Io qua ho messo il pantalone di felpa con il taglio davanti. Ecco qua, è bellissimo lo strappo, bellissimo, ce l'ho anch'io. La nostra collana in caucciù nera e il famoso giubbino a pipistrello bianco. Il pantalone stupendo, la camicia con il jabot. E poi c'è questo giubbino che secondo me è meraviglioso. Questo è proprio l'ultimo, l'unico, perché l'ho trovato per un pelo, perché me lo avevo fatto appartare, perché ce n'erano tantissimi, sono andata a prenderlo e c'era perché l'ho fatto appartare. Sembrava impossibile, ho detto ma si va, ce ne sono tanti, invece non è vero. Visto che sono rimasti tanti blu e tanto nero, però il beige giustamente è il colore più da primavera. È un giubbino che veste, è molto molto bello, ben rifinito, con le sue tasche, ha la manica con tutto questo drappeggio dietro, perciò è anche curato nei particolari. È stupendo, questo è proprio un antipioggia, sono quelle cose che si portano adesso qua più avanti, come gabán da mezza stagione, che va giù a ovetto, molto largo, si può stringere anche sotto,
ed è meraviglioso. E questa è la camicia bianca che vi dicevo con i fiori a vista. Sai su chi la vedrei benissimo? Sì. La Iones. È la Iones. Vero? Sì, perché è molto bello. Un vestito. Questo è un vestito stupendo. Sono vestiti lunghi, vanno giù molto morbidi, con queste maniche a principessa. Sono dei vestiti in tessuto tecnico, in viscosa, sono belli morbidi. Questo ha tutto un papavero davanti. È stupendo, io l'ho chiuso, l'ho stretto con la cintura in vita. È un vestito molto molto bello. Romantico. Romantico. Questo dovrebbe arrivare con un pavone anche davanti, prossimamente. Ed è un vestito lungo, che va giù sbasato. Se qualcuno vuol vederlo meglio, io l'ho messo sul manichino perché mi sembrava che gli donasse molto. Lo smonto e ve lo faccio vedere meglio. E veste fino a 46 perché va proprio giù largo. Ragazze, io vi voglio bene. Sono contentissima per il new entry, il nostro Bjorn. William è il principino numero uno. Vi voglio bene a tutti, vi ringrazio. Pixel principino numero tre, perché uno è William, due è Bjorn, io amo gli animali. E Pixel. E il quarto sta entrando adesso. Ti stiamo preparando. Ragazzi, grazie di tutto. Spero di non avervi annoiato. Chi prima arriva meglio alloggia. I capi sono pochissimi. Perciò mi raccomando, chiamate. Perché quando mi chiamano ho detto, ma ho visto l'altro giorno. No, non ho avuto tempo di chiamarti. No, voi mandate un messaggio. Chiamate immediatamente. Se non rispondiamo, insistete e sarete premiati. Premiati. Mi raccomando, i messaggi WhatsApp. In camera, giustamente ricordava, in preferenza i messaggi WhatsApp, perché sono quelli che rimangono memorizzati e quelli che vediamo prima. Non mandateci messaggi su YouTube, perché quelli sono visti in secondo tempo e poi giustamente quando chiamate non ci sono più le cose. Ultima cosa, siamo tornati operativi. Allora, il cameraman diceva, siamo tornati operativi al 100%, ma cosa stai dicendo? Tu sei tornato operativo al 100%, perché noi siamo sempre stati qua, indipendentemente dalle doglie, dal travaglio, che per fortuna è stata una cosa molto veloce, perché Claudia è una grande, è una combattente, una guerriera, una amazzone, ieri ha mandato una foto, ieri notte, dicendo buonanotte nonni, con lei due suoi, ho detto sempre una pantera con i tuoi cuccioli. Vi voglio bene, a presto, vi voglio bene tutte, grazie, grazie a tutte.